buon pomeriggio. Vogliamo definire, come lo definiamo? Ciclone bonario catanese? Guardate, mi sono dovuto riparare all'interno di un portone perché non si riesce a vedere nulla. E se si ascolta con attenzione, siamo veramente di fronte ad una situazione incredibile. Qui non si riesce neanche a parlare, ma qua l'acqua è qualcosa di spaventoso. Ma non avevamo detto che ci dovevamo aspettare questa intensità d'acqua così forte, bloccato quanto mai. E basta solo sentire il rumore, perché parlo forte proprio perché non si riesce assolutamente a poter parlare dal rumore incredibile. Ma siamo veramente di fronte, mi sto riparando, siamo di fronte ad una bufera, ma questo veramente come lo vogliamo definire? Un ciclone che si sta battendo una bomba d'acqua su Catania. Sono completamente scolato dentro il portone, veramente una storia che non ha parole, non ho parole più da poter esprimere. L'intensità d'acqua è la cosa terribile. C'ho la macchina a 10 metri da qua ed è impossibile pensare di raggiungere il mezzo. È qualcosa di spaventoso, si sono visti i lampi. Io cerco adesso di inquadrare tutto, guardate, anche se la notte la fa da padrona, il vento e l'acqua è qualcosa di incredibile. Inutile che vi sto a dire che mi sono avvicinato, ma sono letteralmente scolato. E questo è quello che in diretta vi sto raccontando. Ma non ci fermiamo, andiamo. Andiamo da quest'altra parte, guardiamo l'acqua, guardate, si vede, guarda qua, che bello, guarda. È pazzesco, il vento, sono dentro la bufera, ma porca giornata, guardate, sono tutto scolato, guardate un po', guardate l'intensità del vento, dell'acqua, ma non si era mai vista una cosa del genere. Ma veramente siamo ormai a livelli tropicali, dentro il portone, tutto scolato, dalla testa ai piedi, e questo è in diretta, da Verissima Catania. E quello che sto vivendo è qualcosa di pazzesco, ma guardate, da tutte le parti dove ci giriamo, abbiamo una situazione veramente devastante. Guardate come esce l'acqua dallo scarico e portaccia la miseria. Vedete? Non ho più un centimetro quadrato che non sia bagnato. Questo è quello che vi posso raccontare. Sta aumentando, ancora aumenta di più, non si vede più nulla, e guardate che sembra la porcaccia la miseria. Ah, devo scappare, perdonatemi, mi sono bagnato tutto, interrompo questa ripresa che è qualcosa di unico in questa città, tutto bagnato, impensabile, avete visto che l'acqua. Questa è la diretta oggi venerdì di un novembre che era tranquillo, aveva fatto capire che c'erano delle piogge, ma tutto sostenibile. Qui siamo dentro una bufera senza precedenti. Da Sandro Gaglio, da Catania, vi lascio, non ho più un centimetro quadrato asciutto. Ciao!